fare. Ha chiuso il comizio dicendo 73 giorni, dovete attendere, poi ci saranno quelli che voteranno contro qualcuno e quelli che voteranno con il popolo. Però è stata una presentazione di campagna elettorale regionale che sembra anche nazionale. È chiaro che sarà un voto degli emiliani per gli emiliani, dei romagnoli per i romagnoli, ma potrà essere anche un chiaro messaggio al governo delle tasse. Si parla di un Giorgetti che dice di ritornare a parlare col movimento. No, abbiamo riso dei retroscena io e Giancarlo stasera. Quindi non c'è nessuna voglia di tornare a parlare. I 5 Stelle hanno fatto la loro scelta, hanno scelto il PD, hanno scelto dal mio punto di vista la fine del loro ideale, quindi indietro non torniamo. Ma si parla di un movimento, alcuni del Movimento 5 Stelle che dialogano con la Lega, ma ci sono? Questo è un altro paio di maniche, certo che ci sono. Quindi ci sono contatti tra la Lega e alcuni del Movimento 5 Stelle? Ma ci sono anche degli uomini del PD che stanno parlando con noi e sono disperati. Però non fatemi fare nomi e cognomi, però ci sono alcuni grillini delusi dal PD e alcuni pidini delusi dai 5 Stelle. Però noi non è che possiamo far miracoli, possiamo limitare alcuni danni e chiedere di tornare a votare perché scelga il popolo, perché non possono andare avanti a litigare tutti i giorni come stanno facendo.